cari amici, anche da oggi Milano Bicocca, in questo momento siamo in via Santa Monica, abbiamo fatto tutto il perimetrale dell'ex manifattura tabacchi. Sulla precedente volta che eravamo stati qui e avevamo trovato di tutto, passiamo la palla a Daniele Menti, supervisore del comitato anti-racket, voilà, a un metro da me. Sì, si parla di qualche anno fa, la situazione era delle peggiori in quanto che avevamo anche rinvenuto dei documenti di identità di ragazzi che venivano qui dentro a bivaccare e che presumibilmente nella loro regione di appartenenza localizzata in Sicilia erano risultati scomparsi. Però qui avevamo trovato essenzialmente di tutto, dall'immondezzaio più incredibile fino a dei ragazzini all'interno che bevevano e scappavano. E si è concluso con un lancio di bottiglia alla fine, quando siamo dovuti poi uscire. E siamo qui anche con un nostro nuovo, non nuovissimo amico, Frank Diamond, l'uomo del rap, delle denunce sociali, ma che oggi è venuto a vedere una situazione che in passato Daniele e io avevamo già visto, però abbiamo un testimone della prima volta che è entrato con noi in questa situazione. Frank, dici qualcosa, siamo nel municipio 9 di Milano, Bicocca, quindi zona abbastanza... come possiamo dire, in riqualificazione, esatto. Totale, che cosa hai visto? Di due parole ai nostri amici. Beh, innanzitutto, essendo la prima volta, quello che mi ha sconvolto di più è che fosse divisa in due, una parte con il controllo e una parte completamente abbandonata a se stesso. In più anche le parti già ristrutturate non sono comunque state riqualificate bene, secondo me. Andrebbero ancora riviste come tutta l'area. Cari amici di City Report, nuova settimana, Covid-19, ma siamo in giro per voi per monitorarvi e fare la mappatura delle proprietà abbandonate e pericolose che ci sono nel comune di Milano. Oggi siamo qui con dei nostri amici che collaborano con noi da tanto tempo, Daniele Menti con mascherina bianca arancione, comitato anti-racket, Francesco, che tutti conoscete per le sue canzoni e per la partecipazione con noi, e con una sorpresa che vedrete tra poco. Siamo in via Esperia, stiamo entrando nell'area perimetrale della manifattura tabacchi di via Fulvio Testi, considerata così. Noi entriamo da via Esperia in questo momento, facciamo un saluto all'assessore, ex assessore Andrea Pellegrini, che già era venuto a visitare con noi qualche tempo fa, circa due anni fa, questa proprietà, e andiamo a vedere cosa troviamo adesso. Siamo a maggio 2020. Andiamo! Aspetta, che ci apriamo noi. Ci troviamo qua. Come potete vedere, io e Serafina, cittadina attiva della via Asturie, case MM, case popolari del comune di Milano, siamo entrati facilmente da questo passaggio che potete vedere. Serafina, digli qualcosa, ti sembra normale dopo tanti anni? È uno schifo unico. Da quanti anni saranno? 12 anni? Sì, 12 anni. Più di 12 anni che è così. Hanno incominciato a fare i lavori, hanno fatto quel cosa che dovevano fare, non so che cosa, e qui è abbandonato. Andiamo avanti, seguici Paolo, grazie. City Report, Covid-19, ma noi siamo fuori per farvi vedere quello che succede, monitoraggio del territorio, monitoraggio delle proprietà abbandonate e pericolose sul territorio di Milano. Insieme a Daniele Menti, Frank Diamond e Paolo Rusconi e Serafina Limongelli, cittadina impegnata del municipio 9 nelle case MM col comitato anti-racket e antiabusivismo, siamo ritornati a vedere dopo un po' di anni quello che succede qua dentro la manifattura tabacchi. Ci avevano fatto tante promesse. Vi ricordo che Beppe Sala, sindaco di Milano, era ex consigliere di amministrazione di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che è proprietario di questa struttura. Beh, sono passati 12 anni dall'inizio e circa 3-4 anni dall'insediamento di questo nostro sindaco Beppe Sala, ma nulla è accaduto qua dentro, se non che c'è un guardiano che cura una piccola parte, che è quella che va verso Viale Fulvio Testi, forse la parte più visibile perché c'è la metropolitana Bicocca, eccetera, ma dalle immagini vedrete che la situazione non è bellissima. Dall'altra parte, totale abbandono. Fra l'altro, insieme a Paolo Rusconi ci siamo insinuati all'interno, date le voci che ci davano i cittadini, le varie
segnalazioni fatte e abbiamo trovato delle costruzioni nuove, costruite nuove, occupate, usufruibili da queste persone. Come hanno fatto ad arrivare lì? Hanno tirato giù dei vari muri, per cui una cosa facilmente riscontrabile. Noi, per facilitare il lavoro alle forze dell'ordine, a chi dopo questo coronavirus dovrà occuparsi di queste situazioni, diamo le immagini. Che dire, questa struttura poteva essere una nuova sede per la caserma dei carabinieri, che voi sapete essere piccola, quella di Greco Fulvio Testi, per il centro anziani, ma come ha chiesto da diversi cittadini della zona, poteva essere anche una bella area verde per portare fuori il cane, fare una passeggiata, eccetera. Di questa situazione che vi stiamo mostrando oggi, chiaramente ci sono dei pregressi, cioè ci sono delle interrogazioni del Consiglio Municipale 9 con Andrea Pellegrini della Lega, ma anche altre persone, altri cittadini, che chiedevano che fine farà questa situazione qui, come verrà riconvertita, che cosa ne sarà. Ad oggi, 2020, mese di maggio, è ancora così, è in queste condizioni qui. Qualche cosa è stata fatta, ma sicuramente è molto poco, visto tutti gli anni che sono trascorsi dal suo abbandono, quindi quasi 12. A dormire, porci come sono. Guarda qua. Posso, scusa, vedere? Quella miseria, un piumone intero, nascosto dietro il cartellone pubblicitario. Siamo nell'area della ex manifattura tabacchi, municipio 9, via Esterle, via Suzzani. Cari amici, Milano ci riserva ancora i suoi frutti, le piante di fico, sempre presenti in tutte le proprietà abbandonate, occupate, eccetera, insieme a trappole, rifiuti, eccetera, come potete vedere, qua qualcosa oggi abbiamo preso. Ma andiamo avanti insieme al nostro coraggiosissimo Paolo Rusconi, che ci segue in ogni evenienza. E lei come la vive qua, in questo momento, il coronavirus? Io sono tranquillo, dal lavoro, a casa. Non ha paura di entrare a contatto poi con i secari quando ha finito il turno? Sì. L'importante è quello. Io non ho mai avuto paura, e nemmeno non devo averla. Mentre qua era l'area ex manifattura tabacchi, me lo può confermare? Sì. Ok. E qui sorgeranno praticamente dei palazzi come quelli, o c'era un altro tipo di progetto, che lei sappia? No, niente, se solo che faccio il mio lavoro di guardia. È presidiato 24 ore? Sì. 24 ore, sì. Perfetto. Ma di notte c'è sempre qualcuno che gira o siete fermi solamente qui nella stazione? No, ce n'è uno di notte che fa gira sempre. E come potete vedere, i muri non è che sono caduti, sono stati picconati apposta per permettere l'ingresso in quest'area che da ben 12 anni è abbandonata. Tra l'altro, senza voler far polemica, ricordo che quest'area è del comune di Milano,
Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti, il nostro sindaco Beppe Sala faceva parte, prima di essere eletto sindaco, dell'amministrazione generale, quindi su questa situazione qui poteva metterci mano. Ma andiamo avanti. Cari amici, caldo, Covid, giornata pesante. Siamo alla manifattura tabacchi nel retro, via Speria, via Suzzani. Immagini di Paolo Rusconi, guardate che degrado che c'è. Tra l'altro siamo arrivati qua in maniera molto difficoltosa, perché le persone che occupano questi spazi per lasciarci le loro cose, chiaramente illegali, e quelli che vi pernottano non hanno simpatia delle persone che entrano senza la loro autorizzazione. Qua vedete un passaggio chiuso col cancello, vedi Paolo? Guardate qua, ci sono degli scalini, 6 scalini, e voilà, passaggio 1, vedete, in mezzo alla foresta così non si vede, tra l'altro lasciano le trappole, io ne so qualcosa oggi, pantaloni, camicia sporca, bucata e volo, passaggio 2, credo che non servano commenti su questa situazione. Passaggio 3, attenzione alle api, e qui stiamo passando a fianco alle aree costruite. Guardate i tendaggi strappati, un po' cenere, e tu il trapasso che va avanti. Come vedete anche qui è stata divelta una lamiera, e l'ingresso porta verso la vecchia manifattura tabacchi. Comunque proseguiamo, ci sono altri ingressi, altre situazioni. Noi vi stiamo facendo vedere in questo caso City Report, monitoraggio delle aree degradate, delle aree abbandonate. Questa abbandonata a 12 anni, ci ricordiamo, Cassa Depositi e Prestiti, Beppe Sala ex amministratore, ora sindaco di Milano. Degrado, insicurezza, pericolo e soprattutto in uno spreco incredibile di spazi, e non è solo nella zona del Municipio 9. Vasche da bagno. Benissimo.
Siamo all'interno di uno degli spazi che è stato abbandonato, come potete vedere non c'è bisogno di rompere niente, è già tutto aperto, guardate qua, la porta manca di serratura, vedete il mio dito dentro, lo potete vedere anche di qua, e sedie, varie situazioni che ci fanno capire che questa proprietà non è molto controllata, quindi come tutti i cittadini del Municipio 9 ci chiedono come sono le proposte fatte dai cittadini, ai loro consiglieri municipali, appunto del Municipio 9, ricordiamo Andrea Pellegrini della Lega, ma tanti altri che si sono interessati, comitati, eccetera, una bella situazione di degrado, abbandono e spreco. E noi siamo qui, anche se c'è il Covid, per segnalarvi questo. Perché è vero che in questo momento è tutto fermo, però prima o poi ripartiamo. Quando ripartiamo, questa storia che dura da oltre 12 anni non ci deve più essere. Andiamo avanti. Mamma mia, che roba che c'è qua intorno. Siamo appena usciti da questo passaggio, ma ce ne sono tanti altri, come avete potuto vedere. Finalmente usciamo fuori da qui, portando alla vostra visione, alla visione di tutte le autorità e di chi ci guarda i nostri filmati su www.sitireport.it, la situazione di questo luogo, che dire che quantomeno abbandonato è il minimo. 12 anni vi ricordo, Andiamo avanti. E siamo in uscita, e anche oggi via Esperia, Municipio 9, proprietà abbandonata, occupata, degradata da oltre 12 anni, l'abbiamo lasciata alle spalle. Guardatevi le immagini, se volete commentate sulla pagina. Siamo in strada, siamo con voi, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi, Friend Diamond, Daniele Menti, Serafina Limongelli, Municipio 9, andiamo avanti. Chiudiamo. Chiusa.